Ciao ragazzi, oggi parliamo della vita di Bertil Fox, popolare campione di bodybuilding degli anni 70, 80 e 90. Noto per numerosi titoli vinti, ma soprattutto per la forza incredibile che esibiva durante i suoi allenamenti. Il bodybuilder più forte della sua epoca. Purtroppo finito in disgrazia nel 1997 quando venne accusato del duplice omicidio della sua ex fidanzata e della madre e condannato alla pena capitale, poi trasformata in carcere a vita. Ma procediamo per gradi. Bertil Fox nasce sull'isola di St. Kitts ai Caraibi il 5 gennaio 1951. All'età di un anno la sua famiglia si trasferisce a Londra e Bertil cresce in Inghilterra. Da adulto affermerà di considerarsi inglese a tutti gli effetti. Ispirato dai film di Ercole con Steve Reeves e incoraggiato da un cugino, a 16 anni Bertil comincia ad allenarsi con i pesi e scopre di essere molto portato per questa disciplina. Inizia a gareggiare e nel 1969, a 18 anni, vince il Mister Inghilterra Junior nella Nabba. Ma è solo l'inizio e con un peso in gara fra i 105 e i 112 kg per 1,73 m di statura, nel decennio che va dal 1970 al 1980 vincerà tutti i titoli Nabba disponibili. Ricordiamo i tre titoli di Mister Universo vinti fra il 1977 e il 1979. Nel 1981 passa alla IFBB e gareggerà in questa federazione fino al 1994, senza però riuscire a vincere nemmeno una gara. Fra i migliori piazzamenti ricordiamo il secondo posto alla Night of Champions del 1982, il secondo posto nel Grand Prix della Svizzera del 1983 dove superò Liani e il quinto posto al Mister Olympia 1983. Continuerà a gareggiare fino al 1994. A 43 anni ha dato tutto e si ritira dalle competizioni. Piazzamenti di gara a parte, la fama di Bertil era dovuta, oltre al suo fisico estremamente massiccio per l'epoca, soprattutto alla forza sovrumana che esibiva durante gli allenamenti, come rimarcato da Arnold Schwarzenegger. He represents the traditional bodybuilder and strongman, which means that he doesn't only have huge muscles, overwhelming muscles, with a nice V-shaped body, huge delts, small waist, and so, and great proportions, but he also has enormous strength, and he is as strong as they come. I mean, I've seen him bench press way over 500 pounds, I've seen him squat with way over 600 pounds, and do flies with 120s in each hand. I mean, things that I've never seen anybody do. Lo vediamo in azione in alcune clip dell'epoca che ci fanno capire come si sia guadagnato l'appellativo di Brutal Fox in virtù del suo stile di allenamento aggressivo e intenso, caratterizzato da un alto volume di lavoro eseguito con carichi elevati, drop sets e forma di esecuzione degli esercizi non sempre impeccabile, dato che spesso utilizzava un forte cheating. Off season, quando cercava di aumentare la massa muscolare, si allenava 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, con la split seguente. Lunedì spalle e braccia, martedì schiena e petto, mercoledì gambe e braccia, giovedì petto e schiena, venerdì spalle e braccia, mentre nel weekend si riposava. In pratica allenava i gruppi muscolari due volte a settimana, ad eccezione delle braccia che lavorava con tre sedute e delle gambe che venivano allenate una volta a settimana. Per ogni gruppo muscolare eseguiva 4-5 esercizi per un totale di 20-30 serie. Fra le sue performance in palestra ricordiamo i 229 kg alla panca piana che utilizzava all'inizio dei drop set. I 229 kg per 10 ripetizioni allo squat. I 54 kg per 8 ripetizioni nelle distensioni con manubri da seduto. I 79 kg per 13 ripetizioni utilizzati come sovraccarico e i dip alle parallele. Ma vediamo più in dettaglio il suo allenamento per le braccia, nel quale utilizzava le super serie alternando una serie per i bicipiti con una per i tricipiti, eseguendo in genere 10 ripetizioni per set. Cominciava con 4-5 super serie di bicipiti con manubri su panca inclinata in stile Brutal Fox, seguiti da push down al carro. Hey.
poi alcune super serie di cheat curl con bilanciere e push down al cavo con la corda. Ancora un po' di bicipiti ai cavi. E per finire alcune super serie di curl con manubrio alla panca squat e French press al cavo. E guardandolo in azione si capisce bene perché lo chiamassero Brutal Fox. Conclusa la carriera agonistica, Bertil decide di tornare sull'isola di St. Kitts, dove era nato, e nel 1995 apre una palestra, la Fox Gym. La vita sembra scorrere serena, Bertil ha 44 anni e comincia a frequentare Lioka Brown, una giovane regina di bellezza del posto, di oltre 20 anni più giovane di lui. Nonostante le resistenze di Violet, la madre di Lioka, i due vanno a vivere insieme, ma la relazione non dura e i due si separano dopo qualche tempo. Purtroppo, per motivi mai completamente chiariti, il 20 settembre 1997, a seguito di un diverbio che alcuni attribuiscono a cause sentimentali, altri al fatto che Lioka e sua madre Violet avrebbero rubato parecchi soldi a Bertil, nasce una discussione al termine della quale Lioka e la madre vengono uccise a colpi di pistola. Una tragedia. Bertil finisce sotto processo per duplice omicidio e viene condannato a morte per impiccagione, pena poi trasformata in carcere a vita. Dopo 25 anni di carcere, il 4 agosto 2022, Fox è stato graziato dal governatore generale di St. Kitts ed è tornato in libertà. Sembra che ora, a 72 anni, viva nel Regno Unito. Riassumendo, Bertil Fox è stato un fenomeno del bodybuilding degli anni 80 e il bodybuilder più forte della sua era. Ma la sua storia ci insegna che non basta essere campioni in palestra e sui palchi di gara per esserlo anche nella vita e che si può cadere dalle stelle alle stalle in un attimo se non si sanno gestire le proprie emozioni. Davvero una brutta storia da non ripetere. È tutto per oggi e considerato il periodo ne approfitto per farvi i migliori auguri di Buon Natale. Ciao alla prossima!